Ci sta tutto. Benvenuta Sabrina. Sera. Diciamo ci sta, un saluto diverso dal solito. Questo è uno studio che sta a Roma, quindi gioco in casa. Grazie. Credo che lei giochi in casa un po' ovunque, però... Allora, perché l'abbiamo invitata? Lei, naturalmente, un'attrice molto amata in Italia, non solo, conosciuta molto all'estero, protagonista di un film premio Oscar, però anche un profilo pubblico importante, no? Si è sempre espressa anche molto chiaramente, molto nettamente sulle vicende politiche italiane e lei ha votato Virginia Raggi. Sì, a Roma ho votato Virginia Raggi. Ha votato Virginia Raggi, una scelta che ha un peso nell'immaginario, no, degli italiani, perché la Ferilli, insomma, è una famiglia comunista, IDS, il PD, più volte ostentata questa passione politica e vira da un'altra parte. Tra l'altro è un partito che dal PD attuale viene considerato probabilmente come il nemico numero uno. Questo come la fa sentire? Guardi, Floris, io penso che chi in questo momento sta virando da un'altra parte è il Partito Democratico, non io, onestamente. Le spiego perché. Io faccio un piccolo passo indietro, no? Ci furono le elezioni nel 2013, praticamente ci fu un risultato che non permise completamente di poter governare per la sinistra, c'era Bersani allora, sì. No? Perché fecero quasi un testa a testa. La non vittoria, diciamo. Con il Movimento 5 Stelle. Dopodiché entrò così a gamba tesa, diciamo così, questo premier, il nostro anche segretario del partito. Sì, sì, no, gli davo intanto le varie cariche e incarichi che ha. No, perché è un nome che incute timore. Come lo zar di Russia. Allora, lui si è trovato in eredità una serie di punti, no, del programma. Quali erano questa serie di punti del programma? Chiaramente di sinistra. La tutela dei lavoratori, delle classi più deboli, il superamento del Porcellum, questa vergognosa legge elettorale, la centralità del Parlamento nella sua pluralità e non la centralità del Premier. Sì, era il punto d'arrivo di una vecchia tradizione, diciamo, di una storia antica. Renzi sale e inizia ad attuare un programma che era esattamente quello di Berlusconi. Esattamente. La prima cosa che fa, attacca i sindacati. Ora io credo che un problema nel sindacato c'è, no? Lo leggiamo, è sfaldato, spesso sfocato, però che un segretario del PD la prima cosa che fa, ci attacca, la prima cosa che fa è attaccare il sindacato, mette paura e comunque tu ci tratti. Allora le dico subito cosa le direbbe Renzi, io non ho attaccato il sindacato, io ho cercato di far entrare nel mondo del lavoro delle persone che il sindacato, sì, non tutelava, il sindacato era troppo vecchio. No, non solo lui l'ha attaccato, perché me lo ricordo perfettamente, ma poi che significa? Questa modificazione costante delle cose non è che porta ad acquistare fiducia, porta a perderla. Cercare di accontentare tutti senza accontentare nessuno e soprattutto non rispettare più quelle che sono le caratteristiche del PD. Il PD è un partito sentimentale, Floris. Allora. E sa che cosa significa sentimentale? Dunque, diciamo, immagino lei voglia dire che ha perso l'identità per cui ci si è sentita legata emotivamente per tanti anni, no? Ma lui direbbe, ma sì, dove ma ci non ha è portato che mi ci questo sono... partito sentimentale? A perdere, perdere, perdere. Ma intanto lui sta lì grazie a una vittoria di questo partito sentimentale, perché sennò non è che c'era, eh? Tant'è che appena è diventato meno sentimentale, guardi come sono andate a finire le elezioni. Allora, il sentimentale per me non è che è una parola desueta, non è una sciocchezza. Il PD deve non solo essere rivoluzionario nella forza di cambiare tutto ciò che non è giusto, tutto ciò che è iniquo, ma è mettere al centro della vita le necessità e i bisogni delle persone. Io credo che questo PD non lo faccia.
Perché? Perché anche le iniziative, che possono essere anche iniziative lodevoli, e quindi l'assunzione di non so quanti precari nella scuola, anche gli 80 euro in, euro in busta, adesso hanno tolto anche di nuovo togliere la tassa sulla prima casa, il job ma act, questo, perché non sono di sinistra? Che cambia ai 10 milioni di italiani che non riescono a curarsi, perché per fare un'ecografia, una TAC, devi aspettare 6 mesi, cosa però cambia a chi non ha lavoro? Cosa cambia per quei genitori che portano a scuola i figli e lui devono direbbe portare a casa persino la carta igienica? Cosa cambia? Allora le dico il commento di Matteo Renzi alla sua intervista più tardi. La Ferilli, attrice, star internazionale, non le piacciono gli 80 euro. Intanto con quelli uno zainetto la famiglia in difficoltà se l'è comprata e c'è vedi, sempre ben zainetto. Altro. Lo zainetto. Ma questo vede, io vedevo prima il ministro, sì, che è una persona estremamente seria. Verrà dopo, ma già in studio. Ecco, sì. Ministro allora, Padoan ha visto. Sì. Io seguivo in una sua intervista che aveva fatto un'osservazione dicendo che in questo momento agli italiani interessava l'uscita dell'Inghilterra dall'euro. Floris, mi guardi. Floris, mi guardi. Faccio molto volentieri, però io non so neanche quando votano, sì, e leggo 6 giornali a giorno e sono una benestante di cultura pagata sul proprio lavoro, ma la gente con tutti i problemi che c'ha può mettere al primo posto la condizione inglese. Allora Sabrina Ferilli, senta, è proprio ormai uno scollamento enorme. Torniamo all'inizio dell'intervista. Lei diceva il partito sentimentale tradito da Renzi in qualche modo proprio sull'identità di questo partito, no? Cosa ha fatto Matteo Renzi per staccarsi da un elettore come lei storicamente? Questo, quindi, guardi, a parte che io vedevo in questi 2 giorni dalle elezioni questa, così, questa domanda di rito che hanno fatto quasi tutti questi osservatori politici, non solo, anche giornalisti importanti, se questo era un voto di protesta o un voto di cambiamento. Mi dica lei che differenza c'è tra l'uno e l'altro. Apprezzo. No, lei me lo deve dire perché ci sono stata parecchio a pensare. Allora, uno che protesta poi vuole cambiare, è conseguenziale. O uno che cambiare quindi vuole protesta? Cioè, che c'entra? No, 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 ha detto il premier. Questo è un'attenzione. È assodato. Ma è un voto per il cambiamento. Sì, ma sarà pure di protesta, se no continuavano a votare a te. I meriti di Renzi, ha svecchiato il partito. Adesso quando lei guarda la televisione ci sono dei giovani che sostengono le idee del suo partito. I giovani. I giovani d'età. I giovani d'età. Idea. No, ma lì deve essere successo qualcosa. Perché guardi, per me lui ha fatto un ragionamento. Quindi dice vabbè, ma perché poi ho visto che si è mosso abolendo tutta una serie di cose che facevano parte del nostro patrimonio. Sono parte del nostro patrimonio, tra cui i comizi, la grande passione che veniva trasmessa sui palchi, facendo dibattiti, incontrando le persone. Lui tutto questo l'ha tolto e l'ha chiuso, no? Dalla Leopolda a piccoli teatri dove si incontrano, che probabilmente pensa che sia più internet, giovane e anche più chic. Dopodiché, se lei vede il Movimento 5 Stelle, è vero che ha una serie di regole che viaggiano su internet, ma quelli stanno in piazza tutti i giorni, 6 volte al giorno, e sono rivoluzionari in questo. Allora lui avrà pensato, la vecchia sinistra, come se di sinistra c'è il vecchio o il nuovo, la sinistra è sinistra, è vitale per i popoli, per la coscienza, per la sopravvivenza degli stessi. E per le riforme delle istituzioni, le piace la nuova Costituzione? Quella che loro propongono? Sì, che verrà votata a ottobre. Guardi, al di fuori, perché lì la vogliono cambiare quasi di un terzo, no? Allora, anche lì, ma in una situazione come questa, dove, torno a ripetere, io leggevo ultimamente, sono 10 milioni le persone che non si possono curare, giusto? Poi ci sono
4 milioni di persone che stanno ormai nella povertà più assoluta, 2-3 milioni di giovanissimi senza lavoro. Secondo lei è questo il momento per dividere un paese su questo problema qua, su cambiare la Costituzione? E a ottobre chi è contro il paese, vuole la rovina di questo paese. Ma perché? E poi se tu dici, ma questa è una cosa mostruosa, ma per quale motivo io mi devo sentire in colpa se penso no invece che sì? Per quale motivo poi deve diventare un voto contro di lui? È lui che si pone costantemente al centro di tutto. Se tu metti al centro sempre di tutto, soprattutto delle belle cose, quelle brutte, le evita abbastanza. È chiaro che poi dopo diventi sempre del riferimento su tutto, no? Senta, andiamo dall'altra parte, però pure i 5 Stelle hanno delle regole che un pochino di democrazia... Ma le regole ci devono stare, a mio giudizio. Dopodiché... Non la preoccupa Stelle... questa cosa del marchio, che c'è la Casaleggio Associati che può dire tu sì, rimani, tu no, te ne vai? Ma questo non lo so, si vedrà. Io ad ora non posso, no, avere preconcetti per i 5 Stelle. Io posso augurarmi che questo PD, anche perché dico a tutte le persone che stanno lì dentro, a tutti questi parlamentari che sono stati scelti allora con Bersani, che voleva in un certo senso, no, anche soffiare delle novità e delle cose preziose per questo paese, io non riesco a capire come si siano uniformati così tanto. E quello è strano. Anche giovani, che è come se avessero perso proprio la fragranza, la voglia, la passione. Questo è triste. Allora, ecco perché dicevo, per me poi Renzi ha fatto questa scelta, per cui dicendo tutto quello che è vecchio, eccetera, eccetera, lo eliminiamo. E quindi anche tutti quelli di una certa sinistra, di un certo tipo, li elimino in maniera tale che poi io vado su un centro sinistra o su un centro molto più grande. Ma lì che succede? Che tu perdi i migliori. E quelli che ti hanno votato del centro, appena si ricompatta il centro o la destra, si ributtano da quella parte, mica stanno più con te. Perché dovrebbero stare con te? Allora, mi dica a questo punto cos'è il partito sentimentale. È quello che le dicevo. Cioè, è la volontà di mettere costantemente al centro i bisogni principali delle persone. E questo governo è quello che continua a non fare. Perché levato il gesto, io non voglio usare la parola elemosina, chi ha bisogno di quegli 80 euro è giusto che li abbia, ma levato quel gesto lì, non ha ancora infilato le mani dentro le vere necessità di questa popolazione. A Roma, nelle periferie, ci sono zone che non hanno ancora l'acqua, non hanno l'acqua, Floris. Allora, ecco perché ti dico... Io sono sicura che molti dentro il PD, anche romano, non sanno nemmeno che nelle periferie romane non c'è l'acqua. Tanti non c'hanno mai anche le fogne. Almeno allora come fai? E poi ti preoccupi che le periferie non ti votano, ma è inevitabile, non ti sentono più. Sabrina Ferilli, grazie.